Allora, buonasera, benvenuti a questa serata del festival. Siamo ormai quasi alla fine, anche se ci sono ancora delle belle serate. Questa sera abbiamo una coppia di amici di Il Mosaica, in quanto loro sono venuti altre volte a fare conferenze insieme. Sono una coppia professionale, dal punto di vista professionale collaborano per via anche sul lavoro, e hanno partecipato anche, oltre che come conferenza, anche a un paio di convegni. Francesca Andreazzoli e Alberto Fiorito, un applauso. Grazie. Loro faranno "Non ci resta che scegliere, conversazioni su cibo, salute e ostacoli quotidiani". È un po' il loro tema, cioè quello che portano, divulgano a giro per i vari centri, i vari luoghi d'Italia. E la dottoressa Andreazzoli, vi vado a presentarla per chi non la conoscesse, ma credo che se siete qui la conoscete, è un'ematologa, un omeopata, un nutrizionista e un'oncologa integrata. Il dottor Alberto Fiorito invece è un medico divulgatore, si autodefinisce al limite della speranza, poi ci spiegherà che cosa vuol dire. Grazie Francesca, grazie Alberto, a voi la scena. Grazie. Scusa. Buonasera a tutti. Sera. Vai. Dai. Allora, buonasera a tutti. Questa serata sarà incentrata su alcuni temi che spero vi stiano a cuore, che riguardano appunto la salute e il modo di gestirla. Vorremmo sollecitare fin da ora la vostra partecipazione, nel senso, la serata è riuscita se ci sono due cose: se voi partecipate e quindi fate domande, interrompete, credetemi, potete farlo, interrompete. E la seconda ragione per la riuscita della serata è che vi portiate a casa qualcosa di concreto, nel senso che a noi fa sempre piacere divulgare le informazioni sul benessere, sulla prevenzione delle malattie, che naturalmente si può trasformare in supporto alle terapie, qualunque esse siano, se per caso qualcuno di voi le dovesse fare, ma poi alla fine ci scontriamo con un pensiero che, anche se voi non ve ne accorgete, noi vediamo sui fumetti che sono sulle vostre teste, ovvero bello, belle parole, molto interessante, fammi andare a mangiare una pizza e una birra che poi ci penso. Invece l'obiettivo di serate come queste, al di là della conoscenza, della simpatia, antipatia, è quello di portarsi a casa qualcosa di importante, non so, che possa in qualche modo, anche una sola cosa, ma entrare come vostra abitudine quotidiana, nuova abitudine quotidiana, perché quello che vi diremo riguarderà la maniera e il rapporto che c'è, la maniera per prevenire le malattie e il rapporto che c'è tra le nostre scelte e la nostra salute. Perché noi sappiamo già che una parte del pubblico, no, una parte di ciascuno di voi si creerà una piccola ostilità, perché vi responsabilizzeremo, ovvero alla fine saprete che la scelta è vostra. E questo non è proprio spesso accettabile in maniera tranquilla, simpatica, eccetera. D'altro canto, queste cose qualcuno ve le deve dire. Ora, se siete qua in una serata di quasi agosto, eccetera, vuol dire che già siete a buon punto. Però, ecco, tenete presente questo nostro obiettivo. Mi piace la vostra rigidità. Cercherò di riconquistarvi.
Dottoressa, vuole iniziare lei, visto che me l'ha chiesto, no? Perché altrimenti... No, è meglio che parlo io, sennò questo non si ferma più. Ha detto, parla tu, invece poi inizia e non... Allora, questa serata l'abbiamo intitolata Non ci resta che scegliere, quando Simona ce l'ha chiesto, e poi dopo ci siamo un po' scordati cosa c'era venuto in mente di quando abbiamo scelto questo titolo. Allora ieri sera parlavamo e... È sempre molto difficile per me gestire le serate a fianco al dottor Fiorito. Chi lo conosce sa e mi è nel cuore, no? Perché lo sopporto e dovete sopportarlo un po' anche voi stasera. Però ci proviamo a mantenere l'attenzione nonostante l'elemento disturbatore. Se permettete sto in piedi, perché seduta non riesco. Ieri sera mi diceva lui, perché siccome è un po' anziano, quindi... si dimentica le cose, no? Allora mi diceva, ma come mai abbiamo scelto questo titolo che non mi ricordo, no? Non si ricordava neanche il film da cui derivava l'ispirazione al titolo, perché non è molto un grande cultore di film. In realtà il fatto di parlare di scelte non è, sembra banale, ma non lo è. E ci tengo molto, stasera la parola scelta sarà secondo me un po' il leitmotiv della serata e sceglierò di dirla parecchie volte, credo. E quindi riflettevo quando cercavo di ricordare a lui il perché avevamo scelto questo titolo, anche se lì era un tentativo vano, di riflettere sul perché abbiamo appunto pensato di parlare di scelte, perché in realtà noi comunque scegliamo tutti i giorni, inevitabilmente, anche se non lo vogliamo. E secondo me, ma pensateci anche voi, quando pensiamo a cosa scegliere, è implicito molto dentro di noi soprattutto l'idea della rinuncia, no? Scelgo qualcosa, quindi preferisco qualcosa a qualcos'altro, è questo che dice il termine in latino, scelgo qualcosa al posto di qualcos'altro. Però rimane molto in noi nostalgicamente l'idea di quello che non abbiamo scelto. La scelta è sempre vissuta in gran parte come una rinuncia, no? Quando invece la scelta, probabilmente, se noi davvero ascoltassimo i nostri bisogni, le nostre esigenze, i nostri desideri più profondi, potrebbe essere un grande gesto di coraggio, una grande espressione di libertà individuale, ma, fatemelo dire, anche un grande momento di potere personale. Scegliere vuol dire acquistare un potere. E voi direte, sì, vabbè, ma cosa c'entra col cibo tutto questo? In realtà, se ci pensate, il cibo è la scelta più concreta, più sostanziale che facciamo tutti i giorni, più volte al giorno, spesso, quasi sempre, in modo distratto, in modo frettoloso, in modo assolutamente inconsapevole. E se è vero che ci nutriamo di tante cose, perché comunque non ci nutriamo soltanto di cibo, ma ci nutriamo di amicizie, ci nutriamo di letture, quindi comunque scegliamo sempre, o non scegliamo, ma comunque in qualche modo inevitabilmente caschiamo nelle situazioni, a maggior ragione il nutrimento del nostro corpo, se è vero che la scelta è un potere, allora scegliere, scusate la ridondanza, cosa mangiare diventa davvero un momento in cui noi possiamo decidere se dare potere al nostro corpo o se dargli debolezza. Se scegliamo cibo buono, allora forse ci fortifichiamo sia fisicamente che nella nostra volontà, nella nostra intenzione, ma se scegliamo lo scioglilingua, se scegliamo cibo che ci fa male, allora in tal caso forse ci indeboliamo nella nostra intenzione perché non ascoltiamo, ma anche fisicamente ci orientiamo di più verso la malattia. E non ci dimentichiamo comunque che scegliere un cibo è anche un gesto di potere non soltanto individuale ma anche sociale e politico, perché se noi compriamo le fragole a dicembre, noi stiamo comunque approvando che un sistema che ci comanda permette che noi a dicembre mangiamo le fragole. Quindi stiamo comunque esprimendo un voto politico.
ma a me non piace molto parlare in termini generali, mi piace molto ricondurre le cose e le scelte al singolo individuo, perché effettivamente è da lì che si parte, è dal nostro piccolo, dalle nostre piccole azioni, e con il cibo davvero possiamo fare la differenza a livello individuale e a livello politico. Ma così, parlando di scelte, di quanto queste abbiano una ripercussione sul corpo, penso che la parola chiave sia una parola che si chiama epigenetica. Probabilmente alcuni di voi la conoscono già, ma penso che tutti noi abbiamo bisogno di sentire parlare ancora di epigenetica. Chi è che conosce la parola epigenetica? Così do soddisfazione al dottor Fiorito, che dice che faccio sempre le domande al pubblico. A parte Simona, che ormai... alzata di mano. Vedi, vale sempre la pena di parlare di un qualcosa di così prezioso e così presente nella nostra vita, ma che non conosciamo. Il concetto di epigenetica ci dice: io non sono determinato soltanto dal mio DNA. Probabilmente pensiamo, nelle nostre credenze, nella nostra opinione comune, che abbiamo un DNA, così ci hanno insegnato, no? Che ha determinato se abbiamo i capelli neri o biondi, gli occhi chiari o gli occhi scuri, e in questo modo quasi quasi ci rilassiamo nell'idea che è il fato aver deciso per noi come siamo e in che direzione andiamo. Non che io non creda al destino, però comunque l'epigenetica ci dice: il destino, il fato, il DNA conta poco, perché tutto quello che noi scegliamo, e di nuovo la parola scelta, comunque determina quello che siamo, perché va a accendere o spegnere parti di noi, parti del nostro DNA, che possono così esprimersi o meno. Meno del 5% del nostro DNA dice quello che siamo, tutto il resto sta aspettando di dirlo in funzione delle informazioni che noi gli diamo. E le informazioni sono tante, di vario tipo, ma la parola principale, il vocabolario principale, si chiama proprio cibo. Visto che non avete mai sentito parlare di epigenetica, non posso non farvi l'esempio delle api, che è l'esempio a me caro e che è davvero così tanto emblematico e stupefacente di questo principio, ovvero il fatto che, pur avendo un DNA uguale, possiamo manifestarci nel mondo e nella vita in modo assolutamente diverso, a seconda delle condizioni che noi stessi creiamo per noi. L'ape regina e l'ape operaia hanno lo stesso DNA. Identico. Eppure lo sapete bene che sono ben diverse. L'ape regina è più grande, si accoppia con il fuco, produce migliaia di uova tutti i giorni. È anche un carattere più aggressivo, più dominante. Se l'ape regina muore, tutto il sistema delle api crolla. Eppure hanno lo stesso identico DNA. Perché si manifestano in modo così diverso? Cosa c'è di diverso fra l'una e l'altra? Quello che mangiano, perché l'ape regina mangia la pappa reale. È la pappa reale che fa la differenza e le permette di accendere alcuni geni che la faranno diventare diversa. È il cibo che fa la differenza, è quello che mangiano. E in questo senso le api operaie lo sanno e quindi la mettono in una celletta più grande. La natura sa che in base al cibo che mangiamo e che scegliamo, noi possiamo diventare api regine o api operaie. Ci sono tantissimi esempi di epigenetica in natura, anche nelle formiche. Pensate al bruco e alla farfalla, che sono identici ma anche diversi, no? E nelle loro espressioni, ma anche nell'essere umano, perché le nostre singole cellule poi sono tutte in teoria uguali, ma si esprimono in modi diversi. Ed è molto importante assimilare questo concetto, per cui l'espressione di quello che siamo è assolutamente, precisamente, chirurgicamente determinata da quello che scegliamo. Ci sono scelte un pochino più difficili da fare, ma sicuramente la scelta più immediata, più concreta, è il cibo. Il dottor Fiorito ha detto che stasera dobbiamo essere pratici, però mi sono concessa comunque un'introduzione un pochino più teorica, perché secondo me è importante che andiate a casa anche con quest'idea, con l'idea che il cibo può comunque prendersi cura di noi e può nutrirci, quando invece, e lo vedremo dopo, il cibo che mangiamo oggi non ci nutre, non ci dà davvero anche l'informazione per cui noi siamo tranquilli di essere appagati e
e di sopravvivere. Anzi, il cibo che mangiamo oggi, permettetemi di dire che non è cibo, in qualche modo ci dà un'informazione molto diversa, ovvero ci dà la sensazione tutti i giorni di morire di fame, e in questa sensazione bruttissima noi ci affanniamo e continuiamo a mangiare, facendo scelte sbagliate che sempre più ci allontanano da noi stessi. Questo è un primo punto, ovvero le scelte che facciamo determinano la nostra espressione, quello che siamo, e in qualche modo ci permettono di acquisire un potere nel momento in cui sono scelte davvero buone per noi. Ma c'è un altro aspetto della scelta che vorrei sottolineare in relazione al cibo, ovvero sempre più siamo abituati a scegliere un po', a scegliere poco e ad omologarci tutti, no? Siamo un pochino tutti uguali, in qualsiasi città del mondo andiamo troviamo gli stessi negozi, anche di vestiti, quindi siamo portati poco a esaltarci nella nostra individualità, e se ci pensate questo succede anche per il cibo, e non parlo soltanto del fatto che mangiamo tutti i cibi delle stesse marche, ma non facciamo nomi, Barilla, Nestlé, Knorr e così via, no? Parlo del fatto, di un fatto, c'è un video? Vabbè, ma oggi ci sono tutti questi programmi, no? Per tagliare. C'è un altro fatto, il cibo che mangiamo, se per quanto possa sembrare diverso, in realtà è tutto uguale. Ho avuto questa illuminazione tempo fa, è stata un po' come la mela di Newton, no? Sì, ok, mi paragono a Newton. No, mi sembra strano che stia zitto tutto il tempo, perché mi spaventa quando sta troppo zitto, no? Tempo fa, l'ho già raccontata questa, ma qualcuno forse non l'ha ancora sentita, tempo fa mi hanno offerto, un gelato confezionato, no? E allora, io non li mangio spesso, però comunque ho detto, vabbè, ogni tanto, il dottor Fiorito mi ha detto che ogni tanto si può fare un'eccezione, no? Così se mangiamo bene tutti i giorni. Allora mangiavo questo gelato. E in effetti io lo so perché l'ho studiato, perché lo dico sempre, perché lo so che comunque gli ingredienti che contiene sono assolutamente non validi dal punto di vista nutrizionale, però è come se lo sapessi a livello mentale, no? In quel momento, mentre lo mangiavo, ho proprio percepito che in realtà quel gelato non era fatto di niente. Quel sapore era uguale al sapore di qualsiasi altro gelato, perché poi mi hanno detto, guarda che è vegano, guarda che c'è il latte di anacardi dentro, non dico la marca di cui era, così almeno non evitiamo altri tagli del video. Però in realtà tutte le cose che noi mangiamo o che ci fanno mangiare o che comunque così distrattamente compriamo, pensando magari che abbiano un qualche valore, una qualche qualità, sono composte assolutamente dalle stesse cose. Soltanto che in proporzioni diverse. Sono formate da zucchero, sono formate da grassi vegetali in genere e da sale. Se voi provate a mangiare un gelato, poi mangiate un biscotto e qualcos'altro di confezionato, alla fine, ma anche qualcosa di surgelato, prodotti anche salati, alla fine il sapore vero è molto molto omogeneo, molto monotono. In qualche modo è come se il cibo non ha una sua individualità, non ha una sua caratteristica, perde proprio la sua identità di cibo. E noi, anche noi, con lui perdiamo la nostra identità, perché non assaporiamo più e quindi non scegliamo più, perché non abbiamo il fiuto e l'istinto di farlo, e questa è una cosa davvero drammatica, insieme al fatto che la monotonia all'organismo non piace. L'organismo ama molto incontrare cose diverse, cibi diversi, ama l'interazione con l'ambiente attraverso il cibo, invece siamo abituati un pochino a utilizzare sempre i soliti cibi. Pensiamo al grano, che è un cereale ormai dominante oggigiorno, no? Mangiamo grano a colazione, a pranzo e a cena, e non parliamo della qualità del grano. Il nostro organismo vede solo grano, non vede più riso, farro, orzo, avena e tutti gli altri cereali. Nel mondo abbiamo tantissima varietà di vegetali, di sostanze. Ci sono migliaia di sostanze commestibili, noi ne mangiamo, di piante, ne mangiamo soltanto il 5%. Siamo così poco curiosi dal punto di vista alimentare, e questo non fa che impoverirci. È vero che il cibo è impoverito, è vero che non contiene sostanze, ma è anche vero che è impoverito il nostro atteggiamento verso il cibo. Pensiamo, siccome andiamo a mangiare fuori e siamo più liberi dal punto di vista
culinario, pensiamo di mangiare in modo vario, in realtà mangiamo sempre le solite cose, ma declinate in modo diverso. Questo è un grande impoverimento che poi si riflette in un impoverimento interiore, in una mancanza di curiosità verso il mondo e verso le cose. Sono stata un pochino filosofica, qualcuno a fianco a me sta scalpitando e quindi magari... Grazie, ma per l'enorme Covid ho il mio microfono. Bene, immagino che ci siano tante domande per Francesca e quindi vi invito a farle, io ne ho già subito una. Potresti ripetere che non ho capito? Va bene, scherzo, ragazzi, mi sono preso degli appunti per vedere se diceva tutto giusto. Bene, allora io invece vi farò subito un esperimento e per farvi partecipare, anche perché non mi sembra che ne abbiate tanta voglia. Tenete presente che il mio compito questa sera è darvi la possibilità di scegliere se, se incontrare un giorno un famoso signore degli anni 30 che si chiama qualcosa del genere, demenza senile Alzheimer, oppure no, perché il guaio è che purtroppo non si sa come curare questa malattia, non se ne conoscono le cause, non si conoscono farmaci che possano intervenire e nel frattempo, mentre noi non lo conosciamo, la quantità di persone che si ammalano di Alzheimer o di demenza senile o di patologie, perché abbiate pazienza, da medici non è che possiamo parlare soltanto di gelati eccetera, bisogna anche parlare di malattie, perché siamo qui per questo, per aiutarvi a prevenirle. E allora anche la scienza vera, quella con la G maiuscola, avete capito la battuta? Avreste dovuto ridere, ma va bene, anche un sorriso va bene. E diciamo, non può che dire forse c'è qualcosa che possiamo fare con lo stile di vita. E perché vi dico questo? Perché adesso i lavori scientifici sulla prevenzione delle patologie neurodegenerative stanno aumentando in maniera diversa. Dunque vi farò un piccolo test, e ho bisogno della vostra partecipazione. Mano sinistra, ok? Bene, pugno davanti a voi, fate quello che vi dico. Okay? Attenzione a non fare male alla gente. Bene, allora alzate l'indice. Ecco, guardatevi un attimo, non c'è speranza, perché questo è il pollice, avete alzato il pollice, quindi voi non vale come prevenzione, vale come terapia, d'accordo? D'accordo. E va bene, ora finite che... quanto ci ho pensato a sta cazzata, non avete idea? Ho detto, madonna, speriamo che mi riesce, perché se tutti mi fanno così sono fottuto. Va bene, è andata bene anche questa sera, almeno per me. Riprendete il pugno, ok? Adesso non è uno scherzo, quindi abbassatelo, tenete la mano sinistra abbassata e fate quello che adesso vi dirò, ovvero... Pensate alle ultime 2 settimane, avete fatto almeno, non dovete rispondere per carità perché ognuno ha la privacy, il Covid, eccetera. Avete fatto almeno in queste ultime 2 settimane 5 ore di attività fisica? Se sì, alzatevi il pollice, ma di nascosto, ok? Non avete fumato in queste ultime 2 settimane. Se effettivamente non avete fumato, alzate anche l'indice. In queste ultime 2 settimane avete mangiato almeno il 50% di cibo biologico o biodinamico, o, io mi permetto di aggiungere perché sto citando un lavoro scientifico, o di provenienza conosciuta, nel senso, non è biologico ma l'ha fatto mio cugino che c'ha un campo che non ci mette niente. Alzate il medio, sempre un periodo di ultime 2 settimane, avete letto almeno 100 pagine di un libro o fatto almeno una partita a scacchi? Alzate l'anulare, il quarto dito. Ultimo dito, avete bevuto, e questo l'adoro questo punto, avete bevuto almeno una bottiglia di vino in queste ultime 2 settimane? Se l'avete bevuta, alzate anche il quinto dito.
Ora, senza farvi vedere dagli altri, allora abbiate la percezione di quello che è nella vostra mano, sappiate che chi ha 4 o 5 dita sollevate ha il 60% di possibilità in meno di beccarsi l'Alzheimer. Ok. Loro ridono, briaconi, quindi. Ragazzi. Tu l'hai fatto? Quanto c'hai? Troppo incantata ad ascoltarti e non mi sono... Ok, d'accordo. Bene, questo fa parte di uno dei più recenti, ma vi parlo di maggio di quest'anno, lavori scientifici che stanno cercando di trovare delle soluzioni a uno dei mali del nostro futuro, ovvero le patologie neurodegenerative. Perché del nostro futuro? Perché adesso siamo messi male, fra un po' saremo messi peggio. Purtroppo chi produce questo tipo di letteratura è più interessato a quanto spenderanno gli stati in assistenza che non a quanto stanno male le persone, perché poi alla fine chi esce dal nostro mondo per entrare in un altro e adesso in quest'altro mondo si riesce a sopravvivere anche molti anni, ormai questa la percezione che sta male non ce l'ha più. E tutti voi, immagino, abbiate avuto delle esperienze anche soltanto per conoscenti. Negli Stati Uniti si pensa che un americano su 6 nel 2030, superati i 60 anni, avrà qualche segnale di demenza, che possono essere perdita di memoria, non vi ricordate dove avete messo le chiavi, non vi ricordate come si chiama il vostro compagno o la vostra compagna, non sapete tornare a casa. Ora, questa fa male perché ci capita a tutti. Non ricordate dove avete parcheggiato la macchina, che è già il fatto che guidare è un po' pericoloso per tutti. I numeri sono disastrosi, e non c'entra niente col fatto che la popolazione stia aumentando di età, l'età media stia aumentando, perché a parità di numeri, a parità di popolazione presa in considerazione, ora abbiamo più malati di 40-50 anni fa. Cos'è successo 40-50 anni fa di storico nella vostra vita? Non lo so, non mi interessa, anche perché... ma nel mondo è arrivata la grande distribuzione, è arrivata la globalizzazione e sono arrivate delle nuove informazioni e tradizioni alimentari e di stile di vita. Abbiamo scoperto internet e quindi ci ha portato a casa le informazioni che andavamo a cercare. Piano piano ci siamo fidati. Chi di voi negli anni 90, vabbè, qualcuno di voi non era ancora nato, anzi la maggior parte di voi negli anni 90 non era ancora nata, ma questo non importa, chi dei nostri genitori, dei vostri genitori negli anni 90 si sarebbe fidato di comprare qualcosa su internet? E ti fottono, e quando arriva, e non si sa mai a chi dai soldi. Adesso è un attimo, tu dici: vorrei leggere questo libro, no scusate, non è, vorrei comprarmi questo nuovo cellulare, tac, il giorno dopo, bello, fantastico. E questo che cosa significa? Che non abbiamo fatto quella strada che ci consentiva di disperdere un po' di energia, andare al negozio, scegliere il nostro cellulare, magari parlare con la persona. Sapete che c'è un signore molto famoso fra i medici perché ha scritto un libro che ha cambiato la nostra visione della medicina, ma nessuno riesce a capire cosa c'è scritto in questo libro, perché è difficilissimo. Io stesso ho comprato questo libro, non ho capito una mazza, però poi ho comprato la raccolta delle conferenze che questo signore, si chiama Porges, ha fatto per spiegare quello che voleva dire, e effettivamente si capisce che è la rivoluzione della medicina. Pensate, una delle cose più importanti che mi ha colpito è: voi dovete parlare con la gente, non parlare per telefono o via internet, perché storicamente attraverso lo sguardo noi vediamo la mimica facciale, e la mimica facciale con le sue micro e macro espressioni si è sviluppata per difenderci dai pericoli. Lo schifo, il disgusto, l'odore cattivo, il piacere di un profumo, sono tutti sistemi che nel tempo, prima ancora che nascesse Chanel numero 5, servivano a identificare il buono,
a diversificarlo dal cattivo, a identificare il nemico, a identificare colui che aveva un atteggiamento aggressivo o benevolo nei nostri confronti. E come? Attraverso la mimica facciale. Mimica facciale che è clamorosamente dominata da un nervo che si chiama nervo vago, uno dei 12 nervi che nascono direttamente dal cervello. Però a differenza degli altri che sono tutti striminziti, piccoli, il trigemino, chi non ha avuto una nevralgia del trigemino, ti fa male l'occhio e basta. Il nervo vago nasce dal cervello e arriva sul cuore, sull'intestino, c'entra con la cacca, con la pipì, con la digestione, con l'ulcera, c'entra con tutto il nervo vago. Pensate la medicina che Passi da Gigante ha fatto, no? Quando mio papà aveva l'ulcera, non hanno operato negli anni 70, gli hanno tagliato il nervo vago, così l'ulcera non te viene più, vai tranquillo. E povero Cristo è morto per la vagotomia. No, sto scherzando, non è morto, è morto di vecchiaia. Bene, questo nervo vago innerva la mimica facciale e ci consente di riconoscere il nemico dall'amico, ma soprattutto di esprimerci, ovvero di attivare quei meccanismi che poi hanno un'influenza clamorosa sul nostro benessere, attraverso un meccanismo che tutti voi avete conosciuto, anzi di cui tutti noi abusiamo, che è lo stress. Lo stress è la summa delle nostre difese, ma nello stesso tempo la mamma di tutte le malattie. Anzi, il papà, perché è maschile, quindi lo stress. Anzi, diamo colpa ai maschi, allora sempre a prendercelo con le donne, la stress. No, lo stress. Il papà di tutte le malattie. Perché? Perché noi viviamo in un eccesso di stress che ci porta a determinate caratteristiche. Bene, quindi, dove voglio arrivare? Non me lo ricordo più, però... quindi... Uno dei consigli che vi potreste portare a casa: organizzate la vostra vita in modo da guardare le persone almeno per 10-15 minuti al giorno in faccia. Non Zoom, fantastico, ci ha fatto fare un lockdown meraviglioso, Skype, eccetera, ma adesso lasciamoli da parte, cerchiamo il contatto umano, il contatto visivo, cerchiamo di riconoscere se una persona gli stiamo simpatici oppure no dallo sguardo. Per esempio, voi non mi state mandando simpatia, mi sembra che vi tutti rigidi così, alzate una mano, fate qualche domanda. Chi aveva due dita alzate? Due dita, ok, tutti bugiardi. Chi ne aveva cinque alzasse la mano sinistra? Fumate, eh? Ora, avreste dovuto chiedermi, visto che ve l'ho chiesto io, vi ho supplicato di partecipare, ma come? Chi beve vino è più favorevole degli astemi? La risposta è sì. Pensate che ormai ci si sta orientando verso l'idea che chi beve, ma storicamente, non potete cominciare stasera, storicamente, almeno 12-13 drink la settimana. Occhio, che per drink significa 4 cc di vino, 8 di birra, un dito, vado così, 2 cc di superalcolico, ha una vascolarizzazione, un modo di più protettivo nei confronti di determinate malattie, in particolare le cronico-degenerative. Naturalmente, e qui poi ripasso la parola alla mia giovane allieva, espressione facciale, mimica facciale, nervo vago, sto attivando il mio meccanismo antistress. Naturalmente, qual è la domanda che vi aspettereste da noi se confessate: sì, io mi bevo una bottiglia di vino ogni 15 giorni, pure una settimana? Qual è la domanda che vi aspettate quando confessate questo davanti a noi in visita medica? Esatto, l'ho sentito. Ho sentito il rumore dei vostri pensieri, lo stridio dei neuroni e l'apertura di queste sinapsi. La sinapsi, sapete cos'è la sinapsi? È bellissimo. Le sinapsi sono
il punto di contatto tra nervo e nervo, tra neurone e neurone, e sono delle piccole vescicole che rilasciano in tempi estremamente piccoli quelli che si chiamano neurotrasmettitori, la serotonina, la noradrenalina, l'avete già sentito, no? Ma la cosa che fa veramente effetto quando ci pensiamo è che un nervo, un neurone, è enormemente piccolo, cioè ce ne abbiamo miliardi. E per attivare le sinapsi occorre stimolare il cervello, occorre fare cose nuove, occorre rompere gli schemi. Quindi, se vi piace leggere i libri gialli, leggete un libro di cucina. Se vi piace giocare a ping pong, giocate a tennis. Se vi piace passeggiare con delle scarpe comode, cambiate scarpe e provate a passeggiare con le scarpe da corsa. Oppure cambiate il percorso con cui andate, che fate ogni giorno per andare a lavorare. Ma questo non è un si fa per dire, è proprio un qualcosa che dovreste fare da domani per aumentare i contatti sinaptici e tenere vivo il cervello, altrimenti il cervello si autopota come un albero. Rami che non servono, tum, vengono tagliati, sinapsi scompaiono, ed è una delle ragioni per cui alla fine, se ne usiamo poco, alla fine ci perdiamo. Bene, la domanda, voi pensate che io me ne ero dimenticato, la domanda che io vi farei è: quale vino? Ecco che torno alla giovane dottoressa qua. Importante è qualità del cibo, qualità delle nostre scelte, consapevolezza delle nostre scelte. Se oggi, ahimè, vi confesserò, ma questo va bene per tutti perché ci apre spazio, oggi ho mangiato da Ugo, un ristorante nella zona industriale di massa che ti dà il vino che dentro l'uva non si è mai stata l'uva, c'è soltanto zucchero. Tagliamo nel video. No, Ugo, ci voglio bene a Ugo, proprio la moglie mi fa i muscoli ripieni, che io chiamerei cozze ma loro chiamano muscoli, e quindi ci vogliamo bene. Ma il vino... E lo senti perché ti rende nervoso, ti rende... io ho dovuto due, tre ore dopo andare a correre per smaltire tutto i solfiti e lo zucchero e le pesticidi, tutto quello che c'era nel vino che mi ha dato Ugo. Quale vino? Ecco l'importanza delle nostre scelte. Anche quella che potrebbe sembrare una trasgressione, probabilmente non lo è, quindi ci accettano mentre beviamo un bicchiere di vino, purché sia conservato il concetto di qualità, o comunque ci avviciniamo il più possibile. E parlando di vino e di alimentazione, noi eravamo d'accordo, ma lei mi sa che non se lo ricorda, che adesso lei dovrebbe parlare di scelte alimentari. Avete, a meno che domanda? Voi non abbiate delle domande, allora eccola là. Scusa, dottoressa, la signora. Sì. Sì. Devi ripetere la domanda. La domanda è questa: se una persona è astemia, e già questo depone a suo sfavore, ma si prende una confezione di resveratrolo, che è il principio che da qualche anno va di moda perché è contenuto nella buccia del vino e quindi potrebbe avere lo stesso effetto antiossidante del... Ora, io non vi voglio indurre a bere, trasformare una astemia in un'ubriacona, per carità, però no. Di base il principio è questo: un integratore alimentare non sostituirà mai il buon cibo. Vero è anche il contrario, ovvero se noi non abbiamo disponibilità di buon cibo per X motivi, un integratore alimentare, a questo punto di qualità, potrebbe quantomeno ridurre il danno. Altre domande, così non parlo. Io mi siedo, ma se volete fare... Spengo anche il microfono, ma... Prego.
Sono d'accordo comunque con la risposta, quindi in effetti sì. Questo vale per il vino, lui ha parlato del vino, quale vino, però in generale potremmo porci una domanda un po' più generica, no? Ovvero quale cibo. Abbiamo parlato prima di scelte e del fatto che una scelta in qualche modo sembra, come dice il detto, implicare una rinuncia, no? Questo proviamo a applicarlo al cibo. Davvero devo rinunciare a dei cibi per stare meglio? Mi piace avere un atteggiamento un pochino più costruttivo e positivo e quindi curioso anche nei confronti del cibo. Non vediamo il nostro percorso alimentare come una rinuncia, proviamo a pensare ai cibi che non mangiamo ma che dovremmo aggiungere nella nostra giornata o nella nostra settimana alimentare, con cui dovremmo arricchire la nostra vita alimentare. E poi piano piano, forse quasi spontaneamente, ci allontaneremo anche dai cibi che forse ci fanno un po' male. Ci sono, per esempio, se provate a... Quando parlo io passa sempre l'ambulanza, però. È la solita che ti sta cercando. Ok. Provate a pensare un attimo. Secondo voi, quali sono per ognuno di voi il cibo che sapete che vi farebbe bene ma che, in cui siete un po' carenti, nella cui assunzione siete carenti? Pensateci un pochino, dite sì, dovrei mangiare questa cosa, però poi alla fine della settimana lavoro, non mangio. Mangio poco di questo, però mi farebbe bene. Chi ha detto pesce? Lei dice il pesce, lo mangio poco, però mi farebbe bene. Qualcun altro? Mangiate tutto quello che pensate vi farebbe bene? Allora facciamo la domanda all'inverso. Qual è il cibo che sapete che vi fa male, però comunque non ce la fate e lo mangiate? Cioccolata da tipica donna, eh? La brioche la mattina, tipico italiano. Qualcuno in fondo? Formaggio? Basta, siete così bravi, così puri, eh? Gli zuccheri in quale forma? Qualsiasi forma. I dolci, eh? Dolci. Cioccolato, anche lei, due cioccolate della prima fila. Mi sembra che siate abbastanza bravi. Comunque sì, in effetti gli errori forse di cui che percepiamo di più sono quelli che riguardano i dolci, il cioccolato come appunto cibi no, e come cibi invece sì, mangiate tutti eh? Perché dice che non mangiava bene? Perché in effetti il messaggio base che ci piacerebbe passare è quello, il fatto che comunque mangiare bene in qualche modo è connesso alla nostra salute. Non siamo abituati a pensarlo, perché appunto alla fine il cibo deve essere gioia, deve essere divertimento, ma non siamo abituati a proiettarci sul fatto che forse un cibo buono ci può dare un vantaggio magari in termini di salute nel lungo tempo, non nel lungo termine. Pensiamo soltanto al piacere momentaneo. Però la frase che avete sentito probabilmente già tutti, fa che il tuo cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il tuo cibo, è anch'essa una frase molto potente, no? Ippocrate, non a caso abbiamo giurato su di lui, no? Era molto saggio. Fai in modo che il cibo che mangi sia la tua prima medicina, che sia la tua prevenzione, che sia lui ad aiutarti a strutturarti in modo tale da orientarti verso la salute. Ma fai anche che la tua prima medicina sia il tuo cibo. Nel momento in cui stai male, la prima cosa che devi fare è rivolgerti al cibo per curarti. È una frase molto potente e non siamo abituati non soltanto a pensarla, a viverla su di noi, ma vedete che un pochino di fatica, vuoi anche la timidezza, ce l'avete nel pensare ma cos'è che devo mangiare che non mangio e che invece mi farebbe bene? Non avete risposto di getto, no?
qualcuno ha detto il pesce, però alla fine, e allo stesso modo anche non siamo molto consapevoli degli errori. Proviamo a pensare a quali cibi potremmo utilizzare per arricchire la nostra giornata alimentare. Sono soprattutto i cibi del mondo vegetale, perché è vero che la signora dice il pesce, però il pesce magari lo possiamo mangiare 2 volte a settimana, 3 volte a settimana, ma tutti i giorni cos'è che dovremmo mangiare e che forse non mangiamo abbastanza? Frutta, verdura, cereali come? Cereali integrali, perché il cereale raffinato invece aumenta l'infiammazione, quindi riduce il nostro stato di salute. Cosa si intende per cereale raffinato? La brioche della mattina, della signora. Come? Buona. Però è buona. Ah, però è buona. Però è buona, eh? Anche la brioche però è buona, di nuovo è buona 2 volte. Quindi in effetti vedete come quello che ci piace va un po' in conflitto con quello che in realtà ci farebbe bene. Mangiamo abbastanza frutta, dovremmo mangiare 10 porzioni al giorno di frutta e verdura. Prima si parlava di aggiornati. Prima si parlava di 4-5, poi di 7, ora siamo arrivati l'anno scorso a dire 10 porzioni al giorno. 10 porzioni ci spaventa un po', no? In realtà la Simona è molto recettiva quando si tratta di informazioni un po' così vizi. Va bene sempre. Non sviatemi il pubblico sull'alcol, eh? Parliamo di cose più concrete e quotidiane. 10 porzioni al giorno di frutta e verdura, sostanzialmente ogni porzione in realtà è circa un etto, quindi può essere un frutto, la verdura, insomma, già una porzione abbondante di verdura sono 2 o 3 etti. Ma il concetto qual è? Che non deve mancare mai un'occasione durante il giorno in cui noi mangiamo frutta e verdura, che sia la colazione, il pranzo o la cena. La verdura ci deve essere sempre. Quando i miei pazienti mi dicono, e io chiedo cosa mangia a pranzo, pasta con l'olio. Pasta con l'olio. Ma perché perdiamo un'occasione per mangiare le verdure? Dobbiamo mangiarle a tutti i pasti, a parte la tristezza che a me personalmente fa la pasta con l'olio, per quanto dovrebbe essere una pasta di buona qualità, quindi una pasta integrale e un olio extravergine di oliva, eccetera. Però comunque noi abbiamo perso un'occasione per mangiare verdure. Mangiamo poca frutta, è il più grande errore che facciamo. Il più grande errore nel mondo occidentale, che quindi impatta sulla nostra salute e sulla nostra mortalità, è di mangiare poca frutta. Dovremmo mangiarne almeno 2 o 3 porzioni al giorno. In generale, gli errori che facciamo, è questo su cui vorrei puntare l'attenzione, sono cose che mangiamo troppo poco. Siamo abituati a dire mangio troppa cioccolata, mangio troppo zucchero, eccetera, ma cerchiamo di avere un atteggiamento più positivo, che poi è anche più leggero, no? Meno punitivo nei confronti di noi stessi. È vero che mangiamo alcune cose e facciamo degli errori, ma mangiamo poco di altre cose che ci farebbero molto bene. Iniziamo a ripensare al cibo come qualcosa che ci può far bene. Arricchiamo la nostra giornata di frutta, di verdura in tutte le occasioni, che sia il pranzo, la cena o anche degli spuntini, una torta di verdura, a merenda, eccetera. Questa piace molto a lui, no? Lo dice sempre, a merenda la torta di verdura, se la porta anche in studio, quindi devo dire che su questo è bravo, vino a parte. Frutta, verdura, il cereale deve essere integrato. Il più grande problema che causa anche la signora, no, prima fila, Ligia, i suoi insegnamenti, nessuno arriva qui con i broccoli, i finocchi che si va, eh? No, tutti. Tutti a brindare. Ci sono cose che fanno più presa di altre, eh? E tu, che sei un grande adulatore, hai subito trovato il modo per farteli amici. Era una tattica. Andate avanti. Che voglio vedere dove dovete arrivare. Stavo parlando dei cereali integrali. La cosa, quello che più predispone alle peggiori malattie del nostro tempo, che sono le malattie cardiovascolari e le malattie oncologiche, è l'infiammazione di fondo che tutti noi ci portiamo dietro e che
alimentiamo mangiando cibi infiammatori, e fra i cibi infiammatori sono soprattutto i cibi animali. Paola diceva mangio troppo formaggio, la signora diceva mangio troppo zucchero, sono tutti cibi che causano infiammazione. Anche la sua brioscina la mattina, soprattutto perché contiene, oltre allo zucchero, anche se adesso è soddisfatta di mangiarla, cioè proprio sì, è contenta, si vanta, contiene oltre allo zucchero anche i famosi grassi trans, i grassi vegetali, che sono grassi infiammatori, non solo, sono grassi che l'organismo non riconosce come tali, perché spesso sono modificati, sono trans, e quindi in effetti quando il nostro organismo non riconosce una cosa, perché non l'ha vista per milioni di anni, allora la attacca. Il problema principale è che noi tutti i giorni tendiamo a difenderci dal cibo, perché il cibo viene visto come uno sconosciuto, forse perché non è cibo. Ora ci arriviamo. Quindi l'organismo attacca il cibo, che vuol dire sviluppa una reazione infiammatoria, e l'infiammazione è il terreno dove tutte le malattie peggiori del nostro tempo crescono volentieri. I cereali, per ritornare al discorso di partenza, quando sono cereali bianchi, raffinati, cosa vuol dire cereali bianchi? Provate a pensare, bianchi vabbè, non, no. Cereali raffinati, perché mi veniva in mente il riso bianco, no? La pasta bianca, quindi quello che mangiamo un po' tutti i giorni, la brioche che contiene la farina bianca, in realtà producono infiammazione, aumentano proprio nel sangue la PCR, che è un indice di infiammazione, mentre il cereale integrale riduce l'infiammazione, anche se abbinato a cibi infiammatori come può essere la carne o il formaggio. Quindi la bellezza di tutto questo è il fatto che prima ancora di rinunciare a qualcosa devo aggiungere qualcos'altro, devo arricchire la mia giornata. Ok, va bene, mangio male, però intanto mangio anche il cereale integrale, è già un primo passo. E così facendo, come ha detto, come è scritto in un bellissimo articolo dell'American Journal of Nutrition, una rivista autorevole, dice il cereale integrale raffredda l'infiammazione, che è una frase molto suggestiva, è un'immagine interessante anche per un articolo scientifico. Quindi introduciamo, sostituiamo almeno quello che mangiamo già con cose che siano antinfiammatorie, non solo, aggiungiamo le verdure che sono antinfiammatorie, e facciamo a volte dei piccoli gesti, basta un piccolo gesto così e aggiungiamo al cibo spezie antinfiammatorie per eccellenza, peperoncino, curcumina, eccetera, curcuma, oppure una cosa che abbiamo dimenticato, semi oleosi, grande fonte di fibre e di grassi buoni. Non aggiungiamo il sale perché non ne abbiamo bisogno, perché il sale è un grande antinfiammatorio, infiammatorio, scusate, vedi che mi confonde. Cos'è? Cosa potremmo aggiungere ancora? Sostanze dal grande potere antiossidante, le erbe aromatiche, che le abbiamo scordate. Se mangiamo un buono spaghetto integrale, integrale ovviamente, col pomodoro che cotto contiene il licopene, sostanza antiossidante importante, anche antitumorale, soprattutto protettiva contro il tumore alla prostata, abbiamo un buon potere antiossidante che si aggira intorno agli 80-100. Ovviamente aggiungiamo un po' di olio d'oliva crudo. Se poi aggiungiamo un po' di verdurine, facciamo un piccolo ragù di verdure, possiamo aumentare il potere antiossidante del piatto fino a 150-170. Ma se noi facciamo un piccolo gesto così e aggiungiamo timo o maggiorana, il potere antiossidante arriva a 300-350. Fa una differenza sostanziale, un piccolo gesto. Però nella fretta, nelle abitudini di oggi, non siamo più abituati a utilizzare erbe aromatiche secche. Anche l'origano, sì, origano, timo, rosmarino, maggiorana, salvia. Secche sono ancora più concentrate e quindi hanno un buon potere antiossidante. Questo per dire che la nostra giornata deve essere corredata da varie cose, e che sarebbe davvero impoverente dire no, non dovete mangiare questo, quello, quell'altro. Abbiamo già ancora prima di fare questo la chance e la possibilità di arricchirci con così tante cose che poi verrà naturale abbandonare un po' le altre quando i sapori si iniziano ad apprezzare di più.
qualche domanda? Io volevo chiedere, in la frutta è una proporzione, più o meno quantitata, uno, due, tre frutti, la mescolanza anche di frutti, le frutte, cioè se va dato mangiare tutti insieme oppure da mangiarne uno per tipo? Allora, la signora chiede, per quanto riguarda la frutta, quante porzioni, perché due o tre porzioni di frutta al giorno potrebbe essere un po' vago, se mangiarla insieme, se mangiarla di vari tipi diversi insieme. Allora, una porzione di frutta sono circa 100 grammi, quindi dovremmo mangiare un 3 etti di frutta al giorno. Ovviamente dipende dal tipo di frutta, potrà essere di più o di meno, però considerate che una mela in genere è 100-120 grammi. Quindi in realtà non è detto che dobbiamo esagerare con la frutta. Possiamo e dovremmo esagerare con la verdura. La verdura è una di quelle cose che anche mangiate in eccesso non fa mai male, no? Mentre per tutte le altre cose può occorrere un po' di moderazione, per la verdura questo non succede. Perché a parte che sarebbe difficile mangiarne più del necessario, perché comunque le fibre che sono contenute al suo interno magicamente ci fanno sentire sazi e quindi ci regolano l'appetito e ci fermiamo a un certo punto. Però in generale la verdura è la cosa che possiamo mangiare con tranquillità senza rischio di abusarne. La frutta potremmo pensare di avere un po' di moderazione, di mangiarne due o tre porzioni al giorno. La frutta va morsa, va mangiata intera. Possibilmente con la buccia, in questo caso deve essere biologica, perché nella buccia in effetti si accumulano molti pesticidi. Se non riusciamo a prenderla biologica, mangiamola lo stesso, perché i suoi vantaggi, i suoi benefici preziosi ci sono, però magari non utilizzeremo la buccia in quel caso. Tendenzialmente consiglio di mangiare un tipo solo di frutta alla volta, perché a volte le combinazioni fra frutta, per esempio se è dolce e acida, possono causare fermentazione. In generale l'organismo non ama troppe mescolanze diverse. È vero che c'è molta varietà individuale, ci sono persone che tollerano la macedonia bene, ci sono persone che invece, però in generale io consiglio un solo tipo di frutta alla volta. La frutta ha anche un'altra caratteristica, che non vuole incontrare niente quando entra nello stomaco. Quindi, perché altrimenti se si ferma nello stomaco inizia a fermentare e noi diciamo ah, ma la frutta mi gonfia, mi fa gonfiare. Beh, mangiarla dopo il pasto tendenzialmente non è una buona idea, a meno che magari non si tratti della mela, che è un frutto che ha anche delle proprietà digestive, contiene degli enzimi digestivi. Però per il resto conviene, consiglio di mangiarla lontano dai pasti, fuori dai pasti, prima dei pasti o addirittura appena svegliati. Ricordiamoci che l'orario del risveglio è l'orario in cui è al massimo la nostra capacità depurativa, perché durante la notte l'organismo si risistema tutto, no? Con il sonno e con i sogni si depura da tutte le immagini del giorno e dalle cose che sono successe, e a livello fisico anche drena i suoi liquidi e quindi smuove e cerca di buttare fuori le tossine. Quindi quando ci svegliamo è nel momento della sua massima depurazione, e in quel momento potrebbe essere interessante mangiare la frutta, bere qualcosa di liquido, acqua o tè, tisane, e quindi aiutare a secondare l'organismo nelle sue capacità di depurazione, perché l'organismo in realtà è bravo a difendersi dagli attacchi. Lui è bravissimo, lo fa tutti i giorni il nostro corpo, di rimetterci in equilibrio rispetto alle perturbazioni che ci arrivano dall'esterno. Il problema è che tendiamo a sollecitarlo un po' troppo, a metterlo alla prova tutti i giorni un po' troppo. È quello che poi si chiama lo stress, no? L'esagerazione, l'esubero di attacchi. E anche solo per rimanere confinati al cibo, l'esubero di attacchi è ormai una regola, non è più l'eccezione. Non è vero che noi mangiamo tutti i giorni in modo sano e poi vabbè il sabato sera ci concediamo lo sfizio. Purtroppo noi lo sfizio, quello che per noi, che noi percepiamo come tale, lo mangiamo tutti i giorni. Quindi tutti i giorni l'organismo, vuoi per la brioche, vuoi per il gelato, vuoi perché ci facciamo la grigliata, tutti i giorni è costretto a difendersi dagli attacchi, che non sono quindi occasionali ma diventano quotidiani, e alla fine lo mettono a dura prova e non ce la fa più. Ma altrimenti, se noi invece lo assecondassimo, e il cibo vegetale, soprattutto la frutta e la verdura, ma in generale tutto il cibo vegetale lo fa di assecondare la capacità depurativa dell'organismo, se noi lo assecondassimo probabilmente manterremo più facilmente questo equilibrio nel nostro stato di salute. Qualche domanda?
Vuoi dire qualcosa? Bene, bene, bene. Allora, che cosa ci possiamo portare a casa da questo meraviglioso intervento? Tante cose che potremmo riassumere con la parola consapevolezza, nel senso che bisogna essere consapevoli. Ci siamo messi d'accordo perché lei non vi dicesse proprio tutta la verità, ma soltanto parte della verità, nel senso, quando parliamo di cereali in chicchi, anche il grano raffinato è un cereale, quindi anche la pasta è un cereale. Se uno dice, visto che me l'ha detto la Francesca, io la compro integrale, va bene, ma mangiare la farina non è mai così sano come mangiare il chicco. Quindi se volete portarvi un qualcosa a casa, una delle cose che dovete prendere l'abitudine a fare è usare i chicchi. Riso, orzo, farro, grano saraceno, quinoa, teff, amaranto, miglio, fantastico il miglio, tra l'orzo e il miglio almeno una porzione alla settimana la dovreste mangiare. Che già questo è una rivoluzione nella nostra cultura. Io aggiungerei, però attenzione, prendetela un po' con le dovute distanze, di provenienza conosciuta. Perché se voi immaginate che il mio pugno sinistro possa essere la farina raffinata, io ci metto la buccia sopra, se non è di buona qualità il pesticida si ferma proprio sulla buccia, quindi il concetto è dalla padella alla brace sostanzialmente. Quindi va bene l'integrale, a questo punto sapete che vi dovete fare almeno un risotto alla settimana e durante l'inverno almeno un orzo, idealmente associato con un legume, e questo ricordatevelo, ora vi spiego perché, ma proprio curatevi della provenienza. E allora un negozio di alimentazione biologica oppure i gruppi di acquisto solidale, che sono cose molto più semplici di quanto la parola potrebbe far pensare. 10 persone tra di voi che si mettono insieme e comprano direttamente in un'azienda che fa un prodotto di buona qualità. Questo vi consente di comprare un prodotto di buona qualità, di pagarlo meno e in molte occasioni di aiutare queste aziende a lavorare e quindi a sopravvivere, così come per i negozi di alimentazione biologica. Imparare a comprare spesso serve per dirimere uno dei dubbi principali: perché devo spendere di più per il cibo? In realtà la domanda del saggio è: ma come fa questo cibo a costare così poco, visto tutto quello che c'è dietro? Ma diciamo che è una domanda che non ha una risposta comune, una risposta semplice. Consapevolezza. Che cosa vi dovevo spiegare? Ricordatevi. Bravi, bravi, in prima fila sono, dietro sono timidi. Allora, un piatto ideale da consumare è l'associazione tra un cereale in chicchi e un legume. Perché questo? Perché i cereali in chicchi non hanno proprio tutti gli aminoacidi, di solito contengono tra 10% e 15% di proteine e quindi poche, e tra queste proteine non tutti gli aminoacidi sono nobili, cioè quelli che noi non possiamo sintetizzare ma li dobbiamo mangiare. La fortuna è, e questo lo sa la nostra tradizione, che quelli che mancano ai cereali ce li hanno i legumi, che sono carenti di altre forme di aminoacidi, per cui, come la nostra tradizione ci insegna, la pasta e fagioli, quando la pasta era vera pasta, è proprio il cibo migliore da poter consumare, perché c'è un'accoppiata di proteine e quindi di aminoacidi che rende efficace dal punto di vista nutrizionale un cibo apparentemente semplice. Pensate che 100 grammi di una pasta, di un riso con le lenticchie offrono 22-25 grammi di proteine a fronte dei 20 grammi di una bistecca, quindi addirittura ci sono più proteine della bistecca. La bistecca è un pochettino pro-infiammatoria, anzi un bel po' pro-infiammatoria, e quindi capite come ci facciamo del bene. A proposito di bene, io vi direi quello che diceva la nostra collaboratrice qui davanti, perché l'abbiamo pagata per dire certe cose, è questo: ma la brioche. Ed è una cosa che viene fuori in ogni prima visita che noi facciamo, ovvero
E allora che cosa mi mangio? E allora il cibo però è anche divertimento, è piacere. Se mi toglie la pizza, nessuno di voi immagino mangi pizza o beva birra con la pizza e alla fine mangi la panna cotta, ma lì fuori, oltre questa piazza, c'è gente che mangia la pizza. Vi sentite un po' in colpa? Anch'io mangio la pizza. Il concetto che ci piace portare avanti è: la salute si costruisce a casa. Quindi noi ci possiamo permettere di fare 1, 2, 3, 10 errori al di fuori di casa, quindi accettare l'invito a casa di amici che non curano la qualità del cibo, andare in un ristorante e mangiare il fritto, un frittino leggero, leggero, perché nel ristorante, soprattutto quelli di mare, soprattutto quelli italiani, vi convincono, e voi ne sarete assolutamente convinti, che il fritto l'abbiamo appena pescato. Anzi, l'abbiamo pescato già fritto, dal mare, è venuto fuori già fritto. E il problema è che ci crediamo. Capite? Io partecipo a una sagra, la più famosa sagra d'Italia, che si svolge in un paesino vicino alla Spezia, e faccio il cuoco in questa sagra, e friggiamo delle cose che io dico: mamma mia, ma veramente se le comprano queste cose qua? Veramente se le mangiano? Ora, il problema qual è? È che andare a una sagra, o andare in un ristorante, o andare a casa di amici, o peggio ancora andare al bar la mattina a mangiarsi una brioche con il cappuccino, dove ci mettiamo 2 cucchiaini di zucchero, ma di canna, perché quello bianco lo sappiamo che fa male, è una cosa che ci fa sentire vivi, di una vita che probabilmente in questo momento i nostri nonni definirebbero paradossale, definirebbero strana, però ci fa sentire vivi. Allora qual è la soluzione che noi possiamo inventare e dobbiamo fornire? Bene, a casa quello zucchero di canna non ci può entrare, il latte, lasciate perdere, la brioche, quelle congelate che mettete nel frigo. A casa si fa una colazione con la feta biscottata integrale biologica o la galletta di grano saraceno, sopra ci spalmate un po' di tahin chiaro, che è più gradito, o poi un po' di marmellata fatta da voi con lo zucchero di canna comprato al negozio biologico o equo e solidale, e poi ci mangiate 2 noci che avete comprato con il gas, perché le comprate già sgusciate e le avete pagate un po' meno. Ecco, questa è una colazione seria. Poi lei ci aggiunge l'uovo perché le piace l'uovo sodo, e va bene, la proteina va bene, la mattina ci può stare. Io per esempio mi faccio quasi tutte le settimane, io nel frigo metto 0,5 chilo di hummus di ceci, e lo mangio anche la mattina nella brioche, perché insomma io la mattina, come fate voi, a parte che ci siamo incontrati infatti se non sbaglio, io la mattina mi alzo, un bicchiere d'acqua e vado a fare un'oretta di corsa, dopo faccio colazione, come capita a voi, vero? E quindi lì non è che te puoi mangiare caffettina, la brioscina con queste calorie morte inutili e dannose per il nostro corpo. Fai colazione, poi magari vai al bar, incontri gli amici, leggi la Gazzetta dello Sport, perché che fai la mattina, e quindi ti puoi anche prendere la brioche, che se avete mangiato bene non ne avete voglia della brioche. Capite? La salute si costruisce in casa. E quindi è lì che dovete fare le scelte. Uno dei miei più cari amici mi massacra: tu non ti curi di me, ma saranno 20, 30 anni che gli ho tolto l'atrofia dello stomaco. Tu non ti curi di me, aprite il suo frigorifero e c'è come si chiama quella bevanda gassata rossa, quella che ha inventato Babbo Natale. Bevono queste robe a sfare in quella famiglia. Poi dici: io non mi curo di te. Quante volte gliel'avrò detto che non andrebbero bevute quelle cose? Poi dite: ma il bambino va alla festa dell'amico, tutti bevono la cosa gassata eccetera, lui non la può bere. No, fagliela bere, ci mancherebbe. È una trasgressione, non un premio se avete figli o se programmate di avere figli, non un premio, mi raccomando. L'errore è sempre da considerare una trasgressione, perché se il bambino vede che è il premio dentro di lui, caspita, se mi comporto bene mi faccio la frittata con... avete presente, ora il supermercato vende il bianco dell'uovo, il rosso dell'uovo in bottiglia per fare più
più presto, no? Qual è il bene in assoluto più importante che in questo momento manca a tutti? Il tempo. È una cosa pazzesca, è il sesto senso, il senso del tempo. E ora, la collega ha detto 10 porzioni di frutta e verdura al giorno, ogni porzione 100 grammi, un chilo al giorno ingrassiamo con questa frutta, bello intasato, ha detto lei. Ma se noi dovessimo proprio, ha detto 3 porzioni di frutta e 7 di verdura, immaginate che sia soltanto insalata, ma vi rendete conto comprare un'insalata? E lavala, e tagliala. Ora non vi dico raccoglila perché magari uno non ce l'ha in casa, però capite che grande sforzo ci può essere, eccetera. Quindi magari se non fate 10 ma fate 4 va bene lo stesso, ma fatelo. Io per esempio, a differenza sua, vi direi no alla frutta, boh, ma mica perché no, per rompere le scatole a lei. No alla frutta perché per frutta lì fuori il popolo intende frutta, quindi mela, e più pulita è, più lucida è, meglio è. E intende fragola, caspita, pizza e birra, poi gelato con le fragole sopra, magari siamo al 12 gennaio. Se diciamo frutta ci slatentizziamo l'idea che tutta la frutta vada bene. Non è così. La letteratura in questo momento si sta orientando a dire la frutta che fa veramente bene è la frutta di bosco. Mirtilli, fragole, lamponi, tutte queste cose piccole, rosse di solito, che le more. L'altra potrebbe essere o troppo inquinata o troppo zuccherina per essere consumata. Tant'è che noi diciamo, come ha risposto alla signora, frutta meglio al mattino e basta. Giusto così, per darvi un'altra regola. Bene, mi sono fatto trascinare dall'idea, dall'enfasi dell'alimentazione, perché in realtà a me toccava parlare di altri aspetti dello stile di vita, ad uno dei quali tengo particolarmente, che è quello dell'attività fisica. Quanti di voi, per alzata di mano sinistra, anzi no, facciamo destra, che così, ha risposto che nelle ultime 2 settimane ha fatto almeno 5 ore di attività fisica? Beh, bravi, non mi aspettavo meno, siamo intorno al 35%, 36, che dici? Bene, bravi, occhio, perché 5 ore la settimana sono meno di quanto dovreste. La mia ipotesi, la mia idea è 3 ore la settimana, quindi 6 ore sarebbe, però l'articolo diceva 5 e io mi sono adeguato. Però già 5 va bene. Bene, qual è il nemico di questa attività fisica? Il tempo. Ma io non ho tempo. Il menisco. Brava, grazie, lei partecipa molto, vi ripeto, l'abbiamo pagata, perché voi non avete idea in 30 anni di professione di quante scuse mi inventa la gente pur di non fare attività fisica. Perché? Perché se io vi dicessi da oggi in poi non vi lavate i denti, che cosa succederebbe? Spesso niente, se mangiate bene non vi viene neanche una carie, ve lo garantisco. Ma mangiando come si mangia adesso, in questo momento storico della nostra vita in Occidente, vi cadono dopo un anno che non ve li lavate. E quindi, tempo o non tempo, ginocchio, menisco, gengivite, sinusite, i denti ce li laviamo tutti i giorni. Bene, il mio obiettivo ideale sarebbe che nella vostra mentalità ci possa essere il modo di entrare nel mondo del movimento senza scuse. Per ciò che mi riguarda, il minimo sindacale è 30 minuti al giorno di vita attiva e 3 ore la settimana di sport. Che significa? 30 minuti al giorno li dobbiamo utilizzare per scendere o salire delle scale senza usare l'ascensore, andare al lavoro a piedi, lasciare la macchina più lontano, fare del giardinaggio, ballare, fare tutte quelle attività che in qualche modo implicano il nostro movimento. Questa è vita attiva. Invece 3 volte alla settimana dovremmo cercare di fare 1 ora
di attività fisica, che poi non deve essere l'arrampicata in montagna, basta camminare. Camminare per mezz'ora e poi tornare indietro, quindi senza meta, andare a fare shopping, strisciare la carta di credito è vita attiva, non è sport. Okay? Lo sport, quindi anche una camminata, è l'attività fisica. Se non siete abituati a farlo, allenatevi magari 20 minuti la prima settimana, 40 la seconda e così via. Per quelli che hanno problematiche, per esempio le persone che non hanno equilibrio, pensate se ci fosse qualcuno che ha un problema di ginocchio, fate Nordic Walking, aiutatevi con le racchette. In particolare le donne lo dovrebbero fare perché si muove più parte della muscolatura del corpo. Indipendentemente dalla scelta, questo è un obbligo. Noi verremo a seguirvi per tutta la settimana, dovunque voi abitiate, e se non lo fate, vita attiva da parte nostra. Signora, molto spesso la gente insiste con le scuse, io le consiglierei di non tirarne fuori altre. Però, ecco, nel suo caso, se ha un problema al ginocchio serio, io le direi, bene, vai a fare dell'attività dell'acqua gym, della ginnastica, eccetera, però attenzione a chi dovesse puntare sulle attività in acqua. Le attività in acqua tolgono la gravità, tolgono il peso del corpo e quindi ci risolvono un problema di attività fisica in un caso, ma ce ne portano un altro, ovvero se non graviamo sul nostro corpo, le ossa si sentono inutili, si deprimono e lasciano andare il calcio. E per una donna l'osteoporosi è in agguato, quindi attenzione. Fate yoga, fate pilates, fate acqua gym, fate nuoto, eccetera, però la parte di vita attiva in cui il vostro corpo pesa su se stesso andrebbe inserita. Altro aspetto al quale io tengo tantissimo è curate la qualità del vostro riposo, il sonno in particolare. Chi dorme almeno 6 ore consecutive, occhio a questa parola, per notte, sulla mano sinistra, che le ha a destra. Vabbè, ok. Almeno, quindi poteva alzare la mano, ho detto almeno, ok. È fondamentale, il nostro cervello, e qui mi riferisco a quello che per noi era il tema della serata, ovvero darvi dei consigli per la prevenzione delle patologie neurodegenerative, è fondamentale curare la qualità del sonno. Ovvero cercare di dormire 6 ore almeno per notte consecutive in un ambiente ideale, privo di stimoli esterni come potrebbero essere il wifi, il cellulare, la radiosveglia, se possibile la linea elettrica che vi passa dietro la testa, il buio totale, l'assenza di televisione in camera. Chi di voi ha la televisione in camera da letto? Toglietela. Andate a casa, non dovete romperla, ci mancherebbe altro, ha detto il dottore, buttala da... No, la spostate. Chi di voi dorme col cellulare in carica sul comodino? Mi ama. Mi pensa. Oddio. Il cellulare va spento. Ora, se avete un bambino, un figlio fuori, una preoccupazione, eccetera, va lasciato acceso, ma di là, con la suoneria al massimo, che così se arriva la pubblicità della Wind alle 3 di notte va a beccate, ma lontano, le influenze elettromagnetiche in camera da letto non ci devono essere. Ce ne sono altre, ancora più fastidiose, non bisognerebbe guardare uno schermo blu, quindi televisione, iPad o Kindle oppure, come si chiama, il cellulare, per almeno 2 ore prima di andare a dormire. Vabbè, come si fa? Uno dice, guardi gli ultimi afflati amorosi prima di addormentarti, dormi anche meglio, facciamo 1 ora? Provateci. Recentemente ho letto una bellissima cosa, un'intervista fatta a una popolazione anziana, nell'ultima parte della loro vita, quando proprio decidevano che stavano
attuale proprio, un lavoro di quest'anno, e gli chiedevano quali sono le emozioni che ricordi o i fatti della tua vita che ricordi più volentieri. Non c'è stata una citazione per un tweet, non c'è stata una citazione per un TikTok, non c'è stata una citazione per una storia su Instagram e neanche per un mi piace su Facebook. Le cose che si ricordano, per cui vale la pena vivere, sono gli affetti, la natura, le emozioni. Sono cose che ci stiamo dimenticando. Ora non la voglio fare pesante, è arrivato il poeta, è arrivato Totò. Però date più valore a queste cose, perché in qualche maniera sta andando un po' malino, nel senso che se vi ricordate cosa vi ho detto, nel 2030 un americano su 6 avrà una forma, superati i 60 anni, avrà una forma di malattia neurodegenerativa. Noi che ci piace imitare gli americani ci arriveremo nel 31, nel 32, cioè fra 10 anni, ad avere amici, non noi, ci manca, amici con l'Alzheimer. E come si può fare a prevenire una cosa di questo genere? Pensandoci ora. Anche cose che vi sembrano banali. Se io dovessi sbattere il ginocchio contro questo paletto, avrei subito un effetto causa-effetto e ci starò più attento la prossima volta. Invece, prendere una precauzione tipo mettere il cellulare sotto carica di là, perché fra 10 anni sarò meno a rischio di patologia neurodegenerativa, è veramente molto difficile da fare. Ci vuole fiducia in queste informazioni. C'è una domanda che... prego, due domande allora, vai. La lettura prima di dormire è fondamentale, è una cosa meravigliosa. Ora, per chi ci riesce, c'è gente che dopo la prima pagina... Attenzione, ci sono tre cose. Uno legge e va bene, legge e va benissimo. Leggere prima di dormire. C'era un mio maestro che diceva, io avevo un precettore, un mio maestro adesso è deceduto da diversi anni, quindi pensate, stiamo parlando degli anni 30-40. Lui si vantava di aver avuto un precettore che... prima di dormire gli faceva leggere 50 pagine di poesia e 50 pagine di prosa. Ora io penso a mio figlio, 29, 28 anni, non so neanche quanti anni, che gli dava un input di questo genere, mamma mi avrebbe mandato. Eppure quello poi ti forma una persona di un livello alto, non c'è niente da fare. Poi c'è chi si addormenta, bene, allora conciliamo il sonno attraverso una buona lettura di un libro. E poi ci sono i più fortunati, quelli che fino a questa sera si sentivano i reietti e in realtà sono i più fortunati. Sapete chi sono? Quelli che di sera aprono il libro, leggono la prima riga, la seconda riga e poi migrano. E con la mente se ne vanno e si ricordano quella storia e inventano delle scuse, si inventano... Ecco, loro, noi, siamo i più fortunati, ovvero quelli che utilizzano l'espediente della lettura per togliere energia alla corteccia, quindi alla parte più razionale di noi, e lasciare che le emozioni, i ricordi, i pensieri vaghino per l'eternità. Ora, ho esagerato, voglio dire, però va bene leggere da un... Io mi sono comprato il Kindle, in realtà me l'hanno regalato, sì, in vacanza, durante i trasferimenti, in treno me lo leggo, ma la sera non lo tocco, in assoluto. C'è un'altra domanda che mi dovreste fare, ma se ci sono domande normali... Come mi ha presentato Simona? Prego, signora. Quante sono le altre restanti? No, giusto così. Ah, okay, ma ti ha avuto qualche pensiero. Va bene, d'accordo. 16. Sì, ora ci prendo. Volevo sapere
Un'opinione, ok. La domanda è, c'è un modello dietetico in questo momento che si chiama interval fasting, se lo trovate su internet, oppure digiuno alternato. Concentrare, la signora è stata fin troppo buona, lei ha detto in 8 ore il cibo e in 16 il digiuno, in realtà il vero interval fasting concentra in 4 ore il mangiare e la restante parte di digiuno. Uno dei fautori di questa alimentazione è stato Longo, no? Quello che l'italiano che è andato a studiare, che ha inventato la dieta della longevità, e secondo i suoi studi, molto apprezzabili, questo tipo di alimentazione migliora la qualità e la quantità dei mitocondri, quegli organuli dentro la cellula che producono energia. Va bene, va benissimo, non è un problema. La dieta zona, la dieta chetogenetica, la dieta del mandarino, del minestrone, del pinolo, sapete la dieta del pinolo l'ho inventata io. Mangiate. Prendete un pinolo e lo dividete in 3 parti, un terzo a colazione, un terzo a pranzo e un terzo a cena. Buona, ma funziona. Cercate di resistere, i pazienti che l'hanno fatta dopo un po' sono deceduti, ma ci stavano quasi riuscendo e nonostante questo si ingrassa, qual è il problema? Vanno bene tutte le diete, purché siano utilizzate per periodi brevi, siano compatibili con la nostra vita e siano accettabili socialmente. Quindi io posso dirvi, fate colazione alle 8, pranzate alle 12 e basta. State facendo un bene alle vostre cellule. Poi vi invitano a cena e che fate? No, io non vengo. Sto a casa a guardare l'Inter. Che depressione, ragazzi. Capite? Allora, in questo mondo che viviamo non è compatibile una dieta di quel genere. È inutile sforzarsi. Longo dice, fatela 5 giorni ogni 3 mesi e ne avrete benefici. Benissimo. Allora 20 giorni di dieta chetogenetica, benissimo. Allora la dieta fantastico. Ma la dieta che dovreste, ecco un consiglio, escludere dal vostro vocabolario. La dieta è un intervallo tra un momento in cui stavate mangiando bene, ma forse un po' troppo, e un momento in cui riprenderete a mangiare bene. È la normalità che dovete cercare, lasciatele perdere le diete. Su una delle più importanti riviste di medicina nel 2019 è uscito un articolo che in realtà era già stato fatto, dice nel 90% dei casi ogni dieta fatta per dimagrire dopo 3-6 mesi ti porta ad un peso superiore al punto di partenza. È un casino e tra le altre cose, sapetelo, l'effetto yo-yo è peggio che essere grassi, quindi lasciatele perdere, cioè, momento, calma, a meno che non ve le diamo noi, che se no ci togliete il lavoro. Devo andare via? Lo so che ti sei dimenticato, ma ci sono anch'io. Ah, vabbè, mi taccio, comunque non mi avete fatto la domanda. Volevo farti una domanda io. Cos'è quella cosa del senza speranza? Allora, grazie, potete accomodarvi. Come mi ha presentato Simona? Mi ha detto medico divulgatore al termine della speranza, nel senso che io, non, scusatemi, abbiate pazienza, cercate di partecipare al mio dolore, mi metto qua perché la luce proprio qui non ce la faccio. Io non credo più nella capacità dell'uomo di capire che si deve comportare in una certa maniera. Da quando ho fatto 60 anni, quanto è stato, che anno siamo adesso? 15 anni fa, sono un po' disilluso. Michael Pollan è uno scrittore d'avanguardia, una specie di come si chiama quella che fa report su Rai 3, la Gabbanelli. Michael Pollan è un giornalista americano di inchiesta, no? A un certo punto ha scritto: se la gente sapesse come è fatto il cibo che compra e porta sulle sue tavole, non lo comprerebbe mai. E io per anni l'ho diffuso come concetto, eccetera. Poi mi sono reso
reso conto, ma la gente sa che fumare fa male, pure fuma. La gente sa che, cioè, fa finta di non sapere che nelle bevande gassate e zuccherate c'è dello zucchero marcio, o come diceva quel film, sono acqua avvelenata, eppure le compra e le dà ai figli. Ecco dove ho smesso di credere in noi, nelle persone. Io spero che voi mi smentiate, ci vediamo l'anno prossimo al festival e me lo direte. Io non ci credo più. Parliamo, lei parla, poverina, è giovane, non sa quello che dice, no, non sa, non ha perso ancora le speranze, ma io non ci credo più nella gente. Dice, come parlano bene, che bella serata, la signora domani la incontriamo al bar a mangiare la sua brioche e penserà di farsi del bene perché non si mette lo zucchero nel caffè, capite? Che io vorrei sdoganare, va bene la brioche inserita nel contesto in cui la maggior parte della nostra vita è accettabile. Grazie per questa domanda, dottoressa, ma ora non, sì, vi voglio deprimere. Mi hai messo una tristezza. Appunto, non vi voglio deprimere, mi metto seduto, eccetera. Però sappiate che mi aspetto da voi che mi smentiate, perché per ciò che mi riguarda ho visto così tante belle cose, non c'è ombra di dubbio, ma anche invenzioni, scuse, non ho tempo, la più bella, le donne. Sì, parla bene lei, un'ora di attività fisica alla settimana, e poi se la faccia lei la doccia, si asciughi lei i capelli. Ci vuole un'ora per mettere a posto la piastra, i capelli, cioè, quindi capite, ora questa era una battuta, capite quanto sia facile inventarci delle scuse, e io direi che ora sono un po' disilluso. Hai finito le parole? Non hai più parole? No, io andrei avanti tutta la notte, ma loro mi sembra che siano silenziosi e non abbiano reagito, non si siano ribellati a questa provocazione. Mi sembra che il dottor Fiorito ci abbia detto delle parole molto belle, anche se ieri sera lui era uno di quelli che guardavano l'Inter invece di e che ci abbia dato anche dei messaggi buoni. Grazie. Il sonno, l'attività fisica, ci sono tanti spunti di aspetti su cui possiamo davvero lavorare e con cui possiamo migliorare la nostra vita. Forse vorrei aggiungerne uno che mi viene in mente, e che è proprio la capacità di stare insieme, no? Quando lui prima parlava mi venivano in mente, come a volte forse vi ho già raccontato, le persone più longeve del mondo, quelli che abitano nelle zone in cui ancora queste cose si fanno davvero, in cui ancora forse se lui andasse troverebbe un po' di speranza, no? Perché vivono in modo tale da mettere in pratica quelli che sono gli spunti che abbiamo detto stasera: mangiare in modo sano, mangiare poco, perché è vero che la signora parlava del digiuno intermittente, però è anche vero che questa era una pratica normale, per esempio in alcuni tipi di tradizioni religiose, fare digiuno intermittente molti giorni all'anno. Quindi anche Longo non ha scoperto nulla di nuovo in realtà, no? E nessuno di noi scopre niente di nuovo, perché queste sono verità molto antiche: il rapporto con il mondo, il rapporto con il cibo, quella che noi chiamiamo dieta e pensiamo che sia qualcosa di limitante, quando invece dieta è soltanto, ma non solamente, la regola che noi diamo a noi stessi, il modo in cui noi decidiamo di regolare il nostro rapporto con gli altri e soprattutto con il cibo. Quindi si tratta in realtà di verità che sono già dentro di noi, ma che ce le siamo un pochino scordate. E di queste verità sembra che, anche secondo gli studi scientifici a cui io mi appello per poter essere più autorevole, ma che in realtà appunto non fanno che confermare verità antiche, sembra che effettivamente quello che dà più valore alla nostra vita, fra i vari tipi di nutrimento, il cibo è fondamentale ma non è assolutamente sufficiente,
ci sia la rete sociale, il fatto di essere parte di qualcosa, di essere parte di una comunità, che poi il Mosaica qui un pochino è una piccola comunità, noi ci sentiamo sempre in famiglia quando siamo qui. Il fatto di essere tutti a condividere un obiettivo comune, di sentirsi di avere un ruolo all'interno del gruppo e della nostra società, è una cosa che ci manca molto e che ci fa impoverire ancora di più, non soltanto a livello fisico ma anche e soprattutto a livello interiore. E in queste popolazioni che in effetti vivono in modo semplice, mangiano in modo semplice, ma coltivano questi valori un pochino più essenziali, sono davvero importanti per nutrire la nostra parte più vera, c'è anche una pratica che è molto frequente, è molto in sintonia, penso, con il titolo di questa serata, che era Non ci resta che scegliere. Loro quando si svegliano la mattina pensano al loro proposito della giornata, quello che in Sud America viene chiamato il plan de vida e quello che in Giappone viene chiamato Ikigai, ovvero sanno di avere uno scopo nella loro giornata o nella loro vita in generale. Questo scopo li spinge, li motiva, li porta avanti, fa sì che la loro vita abbia un senso. E forse con questo senso riusciamo anche a scegliere meglio, no? Dalla scelta più semplice, più banale, quale sembra essere quella del cibo, a scelte più importanti, quale può essere quella di cosa fare nella vita. E quindi penso che alla fine questo possa essere il messaggio finale, per cui buon plan de vida, buon ikigai e buone scelte a tutti. Grazie.